Ragazzi, io comunque credo sia giunto il momento di parlare anche di questo argomento qui, dato che comunque effettivamente è una voce che circola da qualche giorno e io comunque mi sono svegliato adesso, anche perché comunque prima, dai, tra università, tra delict e tutto, avevo anche delle robe da fare, quindi ne parliamo adesso. Anche tra l'altro un pochino in penombra, come potete vedere, però sai, inizio a voler bene anche a Sarri, quindi mi sto adeguando, ecco. Cazzate a parte, qual è il tema clou, il tema principale? Neymar, perché appunto da qualche giorno è uscita questa ipotesi di un Neymar alla Juventus. Inizialmente erano delle voci così, buttate lì a caso, hanno fatto uscire la notizia Neymar si è offerto alla Juventus e ho detto vabbè, sì, dai, ci sta, è la voce di mercato, ecco, adesso De Ligt ufficiale, deve in qualche modo, no, uscire anche qualcos'altro per vendere il più possibile o fare più click possibili. Però vedo che comunque qui le notizie continuano ad esserci, tanto che il Ciringuito, e noi comunque quando si parla di El Ciringuito abbiamo comunque quel legame affettivo, ha riportato anche di un'ipotesi scambio tra Dybala appunto e Neymar. Altri invece hanno riportato che nelle prossime ore o nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Paratic e il padre di Neymar per discutere di questa possibile trattativa. E io onestamente, ragazzi, non so cosa pensare, perché nel senso, a chi non farebbe piacere avere uno come Neymar in rosa, no? Di per sé. Però poi comunque io faccio anche delle altre riflessioni. Dato che comunque la Juventus ha già investito molto per De Ligt e comunque deve vendere, deve liberarsi di Perin, deve liberarsi di qualche stipendio importante come quello di Khedira, come quello di Mandzukic, probabilmente anche come quello di Higuain, hai dei giocatori che tutto sommato sì, possono anche tornare utili, però tutto sommato possono tornare più utili vendendoli. E quindi in sostanza al momento la Juventus ha la necessità di vendere. E quindi penso, Neymar, come ci arrivi a prenderlo? Perché quanto può costare un'operazione del genere? Quanto vuole il Paris Saint-Germain? Quanto vuole Neymar per venire alla Juventus? Cioè, comunque sono delle considerazioni che mi faccio. Poi sicuramente la dirigenza juventina sa bene cosa si può permettere, quanto può permettersi di spendere, quanto deve cedere, magari se ci sono già delle offerte per qualcuno. Però sapete, io ora come ora la vedo come una trattativa abbastanza difficile, non dico impossibile perché l'abbiamo visto, nulla è impossibile, però sai, adesso uno come Neymar, nel senso, no? Tra PSG e lui credo che si debbano sborsare diversi milioni. Poi è vero, si è appunto parlato, come ha riportato il Ciringuito, anche di uno scambio con Dybala, più penso con Guaglio, perché non credo che Dybala abbia il valore di Neymar. Solo che poi vedete, torniamo sempre lì, Dybala ok, più quanto però, dato che quantomeno io non penso basti solo ed esclusivamente Dybala, vedendo poi anche l'offerta del Barcellona che il PSG ha rifiutato. E quindi cosa pensare di Neymar? Che può essere visto, diciamo, come l'ennesimo sogno, ecco. Prima moltissimi tifosi sognavano Guardiola e abbiamo visto come è finita. La stragrande maggioranza dei tifosi poi ha iniziato a sognare De Ligt e fortunatamente anche in questo caso abbiamo visto come è finita. Di adesso io mi prendo una pausa dai sogni. Abbiamo preso Sarri e ok, poi vedremo come lavorerà. Abbiamo preso De Ligt e lì sì, cazzo, tanta roba. Io adesso per un po' almeno aspetto, anche perché appunto voglio vedere le cessioni, voglio vedere se Paratici sarà in grado di piazzare gli esuberi. Poi in caso, nel momento in cui arriveranno diverse cessioni, magari anche qualche cessione interessante, non lo so, poi eventualmente torneremo tutti quanti a sognare. Però ora come ora io non ci credo. Posso magari credere al fatto che Neymar verrebbe pure, posso credere al fatto che comunque alla Juventus non dispiacerebbe prendere anche Neymar, perché comunque uno andrebbe in una squadra abbastanza importante con un progetto abbastanza interessante e la squadra comprerebbe un giocatore abbastanza importante e abbastanza interessante. Quindi per quanto ci possa essere l'idea, io ora come ora la vedo come una trattativa irrealizzabile o molto difficile da realizzare, diciamo così, soprattutto per i costi, perché si parla veramente di un'operazione
difficilissimo economicamente parlando. Poi ovviamente vedremo come si evolverà il mercato e come si evolveranno anche le notizie. Magari quando Di Marzio, Agresti o quella schiera di giornalisti affidabili, o almeno che io reputo tali, inizieranno a parlare di un interessamento o di una trattativa avviata per Neymar, magari inizierò a seguire con un pochino più di interesse. Ma ora come ora, ragazzi, io ci credo poco. Magari voi qui sotto fatemi sapere con un commento la vostra. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!